possiamo notare sulla sinistra la camionetta dei vigili del fuoco che si sta recando praticamente sul luogo dell'incendio. Potete vedere quei fari rossi e bianchi che si alternano in mezzo agli alberi. La camionetta è praticamente arrivata in questo istante sul fronte d'incendio, che è comunque sempre abbastanza statico. Sentiamo che in questo istante sono entrate in funzione le pompe. Mentre sembra che il vento cambia direzione. Ecco che dovrebbe arrivare l'acqua in questi istanti. Vedete, comunque le fiamme hanno raggiunto diversi alberi. Mentre a sinistra vediamo comunque un altro piccolo focolare. Eccolo lì, lo vedete sulla parte sinistra dello schermo. Mentre si inizia ad alzare una nuvola di fumo, comunque segno che l'acqua sta spegnendo le fiamme. Ecco quella luce rossa che vedete leggermente sfocata, ecco, stanno buttando acqua. Ecco l'intervento dell'acqua, lo state vedendo, eccolo qui. I vigili del fuoco si stanno muovendo lungo il fronte, che comunque è lineare. Ecco gli spruzzi possenti dell'acqua che hanno quasi risolto il problema. Il problema, lo ricordiamo, è dovuto alla limitatezza d'acqua che un mezzo antincendio fuoristrada può trasportare. Ecco, come potete vedere, le luci nel buio della notte si stanno spegnendo. Restano i fari rossi della Jeep, segno che l'incendio dovrebbe essere bene o male risolto, anche se restano dei piccoli tizzoni ai denti che continuano a bruciare. La nostra telecamera non rileva più comunque abbastanza luce da distinguere le fiamme col buio, vedete dei piccoli puntini.